Prima di tutto abbiamo alcune informazioni di servizio, e cioè abbiamo delle novità lato Juventus nella YouTuber League. Avevamo da mandare una sorta di formazione di rosa titolare con 8 giocatori che sarebbero stati lo scheletro della squadra, e poi all'asta dovevano arrivare 5 colpi. Abbiamo un po' discusso, Colpo Gobbo ha rinunciato alla convocazione perché non vuole più giocare nella YouTuber League, non che non voglia, non riesce più a giocare nella YouTuber League per motivi suoi, che magari poi andrà a spiegare in un suo contenuto. Malello ha deciso di salutare la YouTuber League, non solo la Juventus, proprio in generale la competizione come calciatore. E Pippega, all'indomani della sconfitta in finalissima contro il Napoli, ha scelto di andare al draft, di andare all'asta, perché sentiva concluso il suo percorso con la Juve. Anche qui poi sarà lui a spiegarvi, probabilmente in un suo contenuto, in una sua diretta, le sue posizioni, la sua posizione. Al posto di Pippega, che era stato inserito negli otto, abbiamo preso Davom, che è stato, secondo me, un gran colpo. Da lì ci siamo iniziati a studiare un po' i colpi e avevamo notato alcuni nomi interessanti. Due su tutti, Gelsi e, ovviamente, Mose Sanchez. E ora andiamo a vedere il video. Questa è una sta randomica. Che quindi, vuol dire? Quindi vuol dire che ci sono delle liste ancora più difficili in maniera random. Ne ho create tre e le sceglierà il capitano, comunque il rappresentante della squadra, in questo caso che ha vinto la YouTuber League. Quindi vedi che c'hanno un vantaggio. Vedi che c'hanno. Hanno vinto. Però senza leggerle, quindi okay. vanno tipo io vado vicino e faccio come Mike Buongiorno, la 1, la 2, la 3. E quindi li vedete, gli eccoci 8 qua. Protagonisti delle 8 squadre. Fine diverso dei 40 critici. Che vedete in grafica in questo esatto. momento, però non sappiamo l'ordine. Esatto, lo okay, sceglierà perfetto. Senza ovviamente saperla, vederla. Okay. Quindi semplicemente sarà il velino che cliccherà. Ah, il velino. Il velino. Lo facciamo scegliere la squadra che ha vinto, giusto? È per Simone... forza di cose. Sì. Rugone, lei che è il nuovo direttore sportivo della Juventus. Con stato di occhiale. Ho sentito Campolunga al pane, ho sentito. Noi vogliamo 5 e faremo di tutto per portarlo a casa. 2! Ma non... Perché a casa sua? Vogliamo sequel. Ha appena, lo conosciamo noi, ha appena salutato la Juventus, ci ricorda chi è nel video che vediamo adesso, Pippega. Penso che i numeri parlino per me, centrocampista, 3 finali vinte su 6. Se cercate questa tipologia di giocatore, sono l'uomo giusto. Inizia l'asta. 1. 1 e 1. 1 e 2. 2. Due. No! Asta andava fortissima. 2 2 era bellissimo. Top marcatore, top asta. 2 1 2 2 2 3 3 3 sul gong, vale sul gong. 3 1 3 2 3 3 4 4 e 1 4 e 2 4 e 3. Alla Lazio 4 Pippega. Pippega 4 alla Lazio. Faccio! Non abbiamo offerto per Pippo, non perché non potevamo, ma perché lui aveva scelto di giocare in un'altra squadra. Aveva chiesto di andare all'asta per provare una nuova avventura. Quindi semplicemente noi non abbiamo rilanciato per quello, ma sì, avremmo potuto farlo. Potrebbe essere l'ultima azione, spera! I miei punti di forza sono il tiro, la velocità, il pallone d'oro e la Champions League. Vamo raga, ci vuole un qualcosa di più, eh. Siamo l'asta. Allora, io ho sentito durante il video dall'alto subito un 5 subito da lì. 5 di Crispo? 5. 5, 6. 9. 9, 1. 10 e 1. 12 e 1. 20 e 1. 30. 30 e 1. Ecco la che sale. 30 e 2. 31. 31. 50. 50 e 1. Io scrivo sul gruppo, chiedo quanto offrire. 80. 80 e 1. 83. 83 e 1. 84. Saccagni. No, no, non sono scontento. Che io so già che cosa succede. Io sto scrivendo, io continuerò a scrivere per tipo tutto il video per chiedere informazioni agli altri. 84 e 1. 85. 85 e 1. 86. 86 e 1. 100 e 1. 103. 103. A 103, ragazzi. Di 104. Dai. Di 104. 103 e 1. 104 di 1. 103 e 2. Aspetta. 103 e 3. Comunque l'asta va troppo forte, ragazzi. Va fortissimo, io non avevo tempo di ragionare, di chiedere, andava troppo forte. Però, CR Sfera!
Mi piacerebbe giocare nel Toro, ma visto che non esiste, mi va benissimo anche la Roma. Va bene tutto, basta che non siano quei gobbi di me. Tranquillo, non abbiamo offerto neanche uno per te. Non ti volevamo assolutamente. Eri l'ultimo nella lista dei 40. Mai avremmo offerto neanche uno. Avremmo giocato in 12. Tranquillo. Sapeva. Mi piacerebbe andare, lo dico, alla Roma. I miei punti di forza sono sicuramente la fisicità. Punti di debolezza, forse magari quando mi innervosisco qualche calcetto lo do. Uno inizia dei due miei preferiti, Mose Sanchez. 3 50 51 60 hai fatto male 121 141 142 146 146 155 185 186 186 vedi 180 di uno. Ragazzo, vedi, vedi, lascia scorrere. Smettila! Non contate, lasciate scorrere. 200 e 1. Ragazzi, suona 1. 201 e 1. 213 e 1. 213 e 2. 213 e 3. Io ci ho provato, ragazzi, ma 213 erano tantissimi su 250. Ci ho provato. Il giocatore è molto forte, era uno dei due che volevo. Però non me la sono sentita di metterli tutti lì. Una partita e abbiamo vinto. Quindi magari sono il Padoin della Juventus. I punti di forza sono la mia fase difensiva, la mia grinta, la mia tanta corsa e la mia resistenza. In grande, Ado. Mi piacerebbe giocare la Juventus. Asta per Adam Spoleri. Uno. Sono gemelli. Uno e due. Uno e tre. Riconfermato. Il primo colpo. Io Omar non lo conosco perché quando hanno fatto la finalissima a Napoli c'era Omar, io non c'ero. Adam invece sì, lo conosco, ha fatto una partita con noi, bravo ragazzo, mi è piaciuto, quindi l'ho confermato a un credito. Quanto riguarda il ruolo, ho sempre fatto il trequartista o la seconda punta. Questo che è in mano è il pallone di qualche anno fa, quando ho fatto il mio 100° gol tra i dilettanti. Direi che mi va bene qualsiasi. Comunque, se volete sapere qualcosa di più su di me, iniziamo quest'asta per Italian Jersey Collector. 8 e 1 10 31 31 ho dei numeri qua. Pensate voi due. 31 e 1 30, 41 41 e 2 52 1 53 1 53 50, hai detto 140? 140 53 1 53 2 53 e 3 anche questo all'Inter 53 sì. Cioè, principalmente a me interessava l'opinione del critico, che è lui che mette in campo. E lui non riusciva a parlare in quel momento, quindi dovevo per forza di cose scrivere, ma non era facile, non era per niente facile. Da tanto veloce la sono un centrocampista, momentaneamente sto giocando nella fucina in eccellenza. La rimette in gioco per Chelsea, che carica dentro! Per me sarebbe un onore partecipare alla Super League e vestire la maglia su cui vincere il torneo. Il Milan. Inizia l'asta per Gelsi. Inizia. 86 e 1. 90 e 1. 100. 101. 161. 170. 170 è andato. 170 e 1. 171. 180. 180 e 1. Sei mio. 185. 185. 90. 191. 238 e 1. 239 crediti per Gelsi. All in. All in. Allora, il critico mi odia per questa cosa, perché noi volevamo, anch'io in realtà, fare soprattutto un difensore forte. E i nomi erano quelli, no? Erano C.R. Spera, ovviamente Mose Sanchez. Però, ovviamente, sono andati, soprattutto Mose, a delle cifre alte. Quindi, dato che ho preferito non investire quei soldi lì, ho detto, vabbè, allora a questo punto bisogna andare su un giocatore veramente forte. E Gelsi mi sembrava il giocatore migliore rimasto lì dentro. E quindi siamo andati a mettere tutti quei soldi lì. Non è una giuntolata. È più una mossa da paratici, diciamo così. E non pensavo, sono sincero, che potessero andare così alti. Io pensavo che ogni squadra potesse almeno prendere due giocatori forti, di quelli veramente forti. Non pensavo che potessero andare sui 200 i giocatori. Ma quando Mose è andato su quella cifra lì, ho capito che
allora era necessario fare questo tipo di mossa qua. Alla Juventus con la cifra record di 239 crediti. Che bell'asta, allora, bella, Pino. Bella, un'asta clamorosa. No, bella della YouTuber League, quest'anno si è alzato sicuramente, quindi sono qui per mettermi in gioco. Vediamo cosa succederà. Inizia l'asta per Nicolas Futu, 8. 8, il mio massimo, all in. 10 e 1. 30 qui. Gilberto il nano. Eccola ragazzi, mi chiamo Gilbert Nana, campione mondiale di palleggi con la testa confetta. Mi fa troppo palleggi in 1,56. Voi lo sapete benissimo, il mio sogno è di riconciliare la mia strada con l'Inter, perché voglio vincere un trofeo con l'Inter. E adesso ragazzi, se tu non vuoi essere contro di me, prendemi con te. Iniziamo l'asta per Gilbert Nana. 10 subito. Ma cos'è? 12 e 1. Vai, 12 e 2. Mamma. 14 e 1. 14 e 2. Campione 14 e 3. Va bene. 14 alla Lazio. Ci devi qualcosa, Gianno. E poi io li pago facendo questa roba qua. Parte la finalissima, ci ha fatto sto gol, una roba incredibile. Sta per Giannop. Io qua già sentivo uno. 1 e 1 1 e 2 1 e 3. Giannop, che ce lo riportiamo a casa, che aveva cominciato in porta in una Summer Cup, quella del 2022, con la Juve. Ci deve qualcosa, è un credito. Io quel credito lì l'ho investito sul karma. Ma giocare solo la finalista. No, è l'uomo delle finali. Lo teme, lo teme, quindi lo acquista. In qualsiasi squadra andrò, prometto tanta professionalità. E vi assicuro che ogni volta che scenderò in campo sarò il primo tifoso della nuova maglia. Inizia l'asta per Claudio Pellegrino. Ho sentito un 1. 8. 8 e 1. 8. Quanti difensori resta? Cazzo, vaffanculo. 61 62 100 alla Lazio. Pellegrino alla Lazio a 100. Pellegrino alla Lazio a 100. Non ho una preferenza per una squadra, non ne tifo una in particolare, e quindi sono molto curioso di conoscere il mio destino. Inizia l'asta per Nicolas Cariglia. 8 9 1 9 2 2 3. Intanto escono in grafica, 4, 5, 6, 7. Cosa cuciniamo qui dentro? Bene, bene, partiamo dal primo. Partiamo quindi da Omar Spoletti, abbiamo già visto il video, certo. Tutti devi presentarli, qualcuno vuole Omar? 5, 1, 8, 1. Con cattiveria sull'Olin, 8 e 1. Non posso rilanciare, volevo Omar. 8 e 3 per Omar Spoletti. Comunque è incredibile che il Parma continui. Separati gemelli. Stirlo. Stirlo, chi vuole Stirlo? 1 per Stirlo. 1 e 1. Stirlo 1. 1 e 2. Investiamo su Stirlo. Portato a casa. La cosa veramente bella è che Stirlo si classificava come centrocampista, ma nel foglio che ci aveva andato c'era scritto difensore ed era l'unico difensore rimasto, quindi abbiamo preso lui a 1. Poi abbiamo detto: cazzo, ma c'è scritto centrocampista. E quindi è andata così. Serve un Danjic. 1 8 9 9 8. Boh, morti. Oppure 1 e 2. Omage 2-1. Vabbè, una scommessa. 3-1. 4-1. Olin. 8-2. Aspetta, fermi. Fermi, siamo fermi. Chi è rimasto? 8-1. Omag e basta. E Carmi Special. E Carmi Special. 8-1, 8-2, 8-3. Pensavo fosse mio l'ultima chiamata. Oh, un'ora è stato lì ad aspettare. 8-1, 8-2, 8-3. L'ha fatto mezz'ora fa, lo stavo contando, 8-2, ho fatto aspetta. Qualcuno vuole Talox? Carmi Special. Oh, Omag, 8-8-8. Preso Omag. 8 Omag. Ma è l'asta, sta continuando. Ma è Omag lui. Omag. Ma sì, ma figa, ma non puoi dirlo dopo. Non puoi chiedere Talox. Stiamo litigando su Omag. 2-3. Sto parlando un attimo, dopo che avevo già detto 2. Io Omag lo voglio alzare. Ma sì, ma non lo lasci. Non puoi più. È regola, no. Io ho detto con calma. Ma stiamo litigando su Omag. Ho fatto. Voglio 10 Omag. Mi sono esibito in più di 1500 eventi in Italia e all'estero e sono stato il freestyler ufficiale dei mondiali in Qatar 2022. I miei punti di forza sono la tecnica e la precisione. I miei punti deboli, non lo so, quelli li scopriremo insieme se verrò scelto all'asta, e spero di giocare per il Parma. Ecco, allora, queste sono le squadre. Io sono contento della nostra squadra, sono proprio sincero. Altre proposte di scambi, situazioni? So che con Gilbert nel cuore, ma non me lo vuole dare. Ok, so che tra l'altro è stato anche proposto uno scambio Pellegrino. No. Non si è fatto nulla. Anche qui c'è... Anche noi abbiamo provato a prendere Pellegrino, ma
Moses Sanchez per la maschera? Ancora. Dai, non credo. Moses Sanchez per la maschera? Mi hanno detto di no. Però io ci ho provato, eh. Io ci ho provato. Credo che sia Moses Sanchez per la mamma, comunque. Ormai me la mamma. Signori, la signori, a questo punto. Tanto sapete la squadra. E Chelsea mi sembra veramente un gran colpo. Davon mi sembra veramente un gran colpo. Sono contento e vediamo tra quelli che abbiamo preso se ci sarà qualche sorpresa, qualche giocatore particolarmente interessante. La difesa è sicuramente il punto debole della Juventus Youtuber League. Il problema qual è? Che non c'erano tanti difensori. Ce n'erano veramente 4 probabilmente di alto livello da andare ad acquistare. E purtroppo Mose, che era il nostro primo nome, è andato via esattamente allo stesso prezzo di Chelsea. O comunque giù di lì. Quindi abbiamo preferito andare su un altro profilo. E abbiamo preferito andare direttamente su Chelsea, che secondo me tra i giocatori che c'erano nel listone non dico che sia il più forte, ma forse poco ci manca. Quindi la strategia sarà quella di massimizzare il centrocampo. Sì, se avessimo preso Mose avremmo avuto sicuramente un gap a centrocampo differente, quindi abbiamo preferito giocarcela così. Abbiamo un paio di idee che proveremo a far fruttare all'interno della prima partita di Youtuber League, contro l'Inter, se non ricordo male, il 4 di novembre.